Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Archizone, grazie per essere qui ancora una volta con me per un video sul fai da te. Come vi avevo promesso in un video precedente, ho implementato qualche funzione al granchietto robot. Vi ricordate? Questo era telecomandato da smartphone. Praticamente andava avanti e indietro, sinistra e destra, poteva ruotare su se stesso. Avevo montato il sensore ultrasonico, solo era solo per bellezza, era solo estetico. Adesso funziona per davvero. E ho fatto un piccolo programmino. Praticamente quando va in esecuzione il programma, diciamo il granchietto dorme e sul display escono delle zerz, come se stesse russando. Come passiamo la mano avanti al sensore ultrasonico, il granchietto, diciamo, si arrabbia, fa un ruggito, sullo schermo esce uno scheletro e si sposta, fa 10 passi in avanti e poi fa 10 passi per ruotare. Adesso io provo ad avvicinarmi, vediamo se riuscite a vedere. No, ma subito incazzato. E zz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 
e fa 10 passi in avanti e poi effettua una rotazione. Ok, abbia poi ricominciato a capo perché torna a dormire. Ok, poi abbiamo qui un motore grande e un pezzo da 5. Poi vi ricordate, un chiodino in basso, un chiodino in alto. Quello simmetrico rispetto a questo deve avere il chiodino in alto e di conseguenza dall'altro lato il chiodino in basso. Se non c'è questa configurazione basso-alto, alto-basso, il robottino non riuscirà a camminare. Poi per le zampette potete utilizzare pezzi simili a questi. Io infatti ho utilizzato le zampe di destra diverse da quelle di sinistra, i pezzi sono diversi ma più o meno diciamo hanno pressappoco la stessa funzione. Infatti cammina un po' sbilenco. Ok, quindi attacchiamo la parte superiore nel pezzetto da 5 e poi dobbiamo contare 3 fori, 1, 2, 3, e il terzo foro lo incastriamo. Ok, abbiamo pure qua la stessa cosa, 1, 2, 3. Ok, e di qua l'ultimo pezzo, attacchiamo sul pezzo da 5. Contiamo 3 fori, 1, 2 e 3. Ok. Adesso guardiamo un attimo il codice. Ok ragazzi, questo è il codice del granchio esploratore, l'ho chiamato così. Prima cosa, noi abbiamo sul display ZZZ, il granchio che dorme, e luce verde. E poi ho messo in attesa il sensore ultrasonico. Quando un ostacolo, qualunque cosa, passa davanti, diventa luce rossa, fa il suono del T-Rex con un ruggito ed esce il simbolo del pirata. Di conseguenza poi tutti i motori partono, il motore A, il motore D, il motore B, il motore C, vanno insieme, quindi dovete mettere tutte queste freccette per far avvenire assieme tutto questo movimento. Quindi sono 10 passi in avanti e poi 10 passi a rotazione. Infatti se fate i conti 10, 10, meno 10, meno 10, quindi diciamo qui invece 10, meno 10 che cambia, meno 10, 10, perché per farlo ruotare. Nella prima colonna va avanti, nella seconda colonna ruota, poi torna la luce verde e torna a dormire. E poi si ripete il percorso. Io in ogni caso vi lascio il codice in descrizione, così voi lo caricate direttamente sul vostro mattoncino. Oppure provate a farne uno voi e mi fate sapere quale modifiche e migliorie. Io non sono molto bravo, ho imparato da poco. Però il granchio funziona abbastanza bene, c'è ancora qualche imperfezione, ma migliorerò. Grazie. Thank you.
Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, io vi invito ad iscrivervi al mio canale, di commentare e di spolliciare su. Ciao ragazzi, alla prossima!